Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Sostegno alle imprese, all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato, al commercio e alle famiglie. Insomma, ci sono molte cose che si possono fare se non si sta tutto il tempo a truccare i concorsi della sanità. Giorgia Meloni ha presentato così in un'intervista ad Agenzia Stampa Italia, accennando agli ultimi scandali in Umbria, il programma elettorale della sua realtà politica in vista dell'appuntamento alle urne per le regionali di ottobre. Ha parlato anche del trattato di Schengen, sottoscritto nel 2015 da Roma e Parigi, con cui il governo italiano potrebbe cedere alla Francia una parte delle proprie acque territoriali. Ma sentiamo un passaggio dell'intervista concessa al nostro direttore Ettore Bertolini. In Umbria, molte volte viene in Umbria per dare discontinuità sia da un punto di vista regionale, a 70 anni che regna il centro-sinistra, e sia per dare un segnale forte diciamo, alla politica nazionale. Noi siamo qui soprattutto per parlare del futuro dell'Umbria. Questa è una regione che potrebbe essere decisamente molto più ricca di quanto non sia. Negli ultimi 10 anni ha perso 15 punti di PIL e sta diventando la regione più vecchia d'Italia. È una regione che ha dei problemi enormi, eppure per la sua posizione dovrebbe essere proprio crocevia d'Italia. Quindi infrastrutture, sostegno alle imprese, all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato, al commercio, sostegno alle famiglie. Insomma, ci sono molte cose che si possono fare se non si sta tutto il tempo a truccare i concorsi della sanità. Articolo 1 della Costituzione, più volte io cito anche l'87 e l'88, il Presidente ha la facoltà di sciogliere le Camere e la sovranità appartiene al popolo. Due domande, state raccogliendo, avete raccolto le firme presentate Se vi chiede un'altra volta. per la presidenza, per la elezione diretta del Presidente della Repubblica. Un'altra cosa, Agenzia Stampa Italia sta facendo una battaglia contro il trattato di Caen, pochi lo conoscono, l'Italia rischia di perdere. Dal 2015, che è stato firmato dall'allora governo Renzi e con Gentiloni, che è ritornato sempre in Commissione europea, rischia di perdere il mare più pescoso della Toscana, della Liguria e della Sardegna. Cosa dice Fratelli d'Italia? Dice che se il trattato non è già stato ratificato è perché noi abbiamo fatto una battaglia contro il trattato. Quando nessuno ne parlava, abbiamo acceso i riflettori su uno dei tanti modi con cui la sinistra italiana si è venduta ai francesi, regalando interi gioielli italiani per pagare delle cambiali in cambio del presunto sostegno della cosiddetta Unione Europea. Quando ci spiegano che adesso che è arrivato Gentiloni l'Unione Europea è più disponibile verso di noi, ci dovremmo chiedere perché. Glielo dico io perché. Perché noi avevamo un signore che faceva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei nel governo Renzi, tale Sandro Gozi, che oggi lavora nel governo di Macron. E perché avevamo un signore che faceva il ministro degli esteri e che oggi è commissario europeo, che si svendeva e tentava di regalare pezzi di mare italiano, che non sono solamente tra i più pescosi. Le ricordo che il mare conteso col trattato di Caen è anche un mare che ha diversi giacimenti di idrocarburi e se noi cedessimo quel mare non avremmo più l'utilizzo esclusivo di quei giacimenti di petrolio e carbone. Per cui, come al solito, abbiamo dei rappresentanti che fanno finta di essere rappresentanti nostri, in realtà sono rappresentanti dei francesi, quindi sono dei venduti, per come la vedo io. Per questo, anche per questo, raccogliamo le firme per il presidenzialismo, per l'elezione diretta del capo dello Stato, per l'abolizione dei senatori a vita, per una serie di cose che abbiamo proposto anche nell'ultimo anno, che ci sono state puntualmente bocciate. Devo dire che rimango anche un po' colpita dal fatto che oggi le presenti Salvini, perché anche la Lega ce l'ha bocciata nell'ultimo anno, queste proposte, ma adesso sono contenta che siamo tornati tutti sullo stesso fronte e si potrà fare una battaglia comune per consentire agli italiani di votare il prossimo Presidente della Repubblica, così non ci ritroviamo Romano Prodi, un altro che è cintura nera di svendita degli interessi italiani. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista concessa al direttore di Agenzia Stampa Italia, Ettore Bertolini. Voltiamo pagina, continuano le operazioni militari della Turchia contro i curdi in Siria. 5 morti e 70 feriti è il bilancio degli ultimi attacchi sul suolo turco partiti dalle milizie ostili ad Ankara. Le ONG denunciano già 60.000 sfollati in quasi 48 ore di bombardamenti. Nessuna decisione presa al termine del vertice urgente di ieri sera
dell'ONU al Palazzo di Vetro di New York. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore della Turchia in Italia per chiedere la cessazione immediata delle ostilità. Duro monito anche del capo della Casa Bianca, Donald Trump. Abbiamo una di tre scelte: inviare soldati e vincere militarmente, colpire la Turchia molto duramente con sanzioni, oppure mediare un accordo tra Turchia e curdi. Via libera ieri al decreto legge sul clima, lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Previsto, tra le misure annunciate, lo stanziamento di 255 milioni di euro per il buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria e 20 milioni di euro per costruire o implementare il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie con mezzi ibridi, elettrici o comunque non inferiori a Euro 6. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.